E dunque, cari amici giurati, adesso è il momento della votazione. Porto Cesareo ci ha presentato tutte le proposte per attrarre turisti in questo territorio. La parte enogastronomica, perché qui continua su questa spiaggia, c'è questa bellissima tempesta di ragazzi, di giovani, di ragazze. Io mi devo quasi ripetere, Osvaldo, perché l'enogastronomia fa parte della nostra cultura. Le nostre bellezze le abbiamo mostrate, le avete mostrate attraverso le vostre telecamere. E poi da allergica, che ti devo dire? Il mio sogno sarebbe quello di avvicinarmi a questa splendida tavola e poter assaggiare qualunque cosa. Quindi l'auspicio è che la nostra enogastronomia possa attirare. Quindi anche tu sei d'accordo sull'enogastronomia? Sì, assolutamente. Possiamo dire Porto Cesareo come Rimini, come Riccione o come Ibiza? La meta dei giovani. Ci vogliamo spingere? Sì, diciamo di sì che è la meta dei giovani. Noi, anche noi giovani, come ha fatto la nostra giuria poc'anzi, abbiamo deciso di puntare sull'enogastronomia. Quindi sulle spiagge, oltre ai balli, a tutta l'arricchimento. Frisella Party, abbiamo voluto chiamarlo Frisella Party. Quindi fate delle situazioni a tema. Adesso, sì. Oggi c'è Frisella Party. La farciremo con la Ficandò, che il nome lascia già immaginare. La do, non la do, diciamo che le signorine giocavano su questo. Che carina, ma che ridete? Che noi giovani ci giochiamo su, no? Soprattutto con tutto questo belvedere. Avete ragione. Qui c'è la frisella con la Ficandò, che è una preparazione di pomodoro, cipolla e peperone. Viene stufato tutto a fuoco lento. E poi abbiamo voluto inventarci un nuovo piatto, una nuova frisella farcita con la polpa di riccio che l'amico Salvatore ha già provveduto ad aprirci freschi appena raccolti questa mattina. L'allegria dei giovani è esplosa giustamente qui a Porto Cesareo. Che significa divertirsi qui? Noi accogliamo ogni giorno i nostri clienti che non vengono solamente qui per venire al mare, ma anche per rilassarsi e divertirsi. È diventato un paradiso del mare.